Mattia e Alessia ci siamo sposati il 20 luglio 2019 a Villadino. Abbiamo scelto questa location perché, essendoci 7 ettari di prato, potevamo avverare il nostro sogno, ossia quello di poter fare un unico tavolo imperiale lungo 80 metri. E ovviamente questa è una possibilità che non ti danno tutte le ville. Noi, partendo dalla cerimonia, abbiamo fatto un rito civile sempre lì in villa, in un'altra parte del prato, un'altra zona del prato. E Poi dopo. poi dopo ci spostavamo nelle varie zone del prato, perché, come abbiamo detto, era un prato molto ampio. Noi abbiamo suddiviso tutte quante le zone: la zona del matrimonio, la zona dell'aperitivo, la cena con il nostro tavolo imperiale e la dopo cena. Essendo un matrimonio, diciamo, molto abbastanza impegnativo e comunque noi volevamo fare, diciamo, le cose in grande, Fare una bella figura. ovviamente sì, ci siamo affidati a una wedding planner. Questa wedding planner ci ha presentato Floreventi, per quanto riguardava appunto la parte della cerimonia e insomma, tutto quello che era l'allestimento. Quello che noi volevamo, nel momento in cui ci saremmo spostati poi per la cena, era un grandissimo impatto, proprio wow. Diciamo che però c'è stato un piccolo problema, nel senso, quando siamo andati con Anna, la titolare di Floreventi, a fare il sopralluogo, ci siamo resi conto che purtroppo sul Prato Grande non era più possibile fare un unico tavolo imperiale, perché comunque il prato presentava molti dislivelli, diciamo. E quindi abbiamo dovuto spostare la parte della cena nel prato più piccolino. E quindi abbiamo deciso poi di fare due tavoli anziché solamente uno, di 35 metri ognuno. Anche lì in realtà si presentava il problema di questo dislivello, che però si poteva risolvere attraverso una pedana, Sì, mettendo una. una pedana di sostegno sotto per livellare il prato, diciamo. Noi avevamo scelto di fare un tavolo che presentava vasi molto alti, e proprio questo fatto di questo dislivello, con Anna abbiamo visto che non era fattibile, perché comunque c'era il rischio che si potevano rompere oppure veniva brutto proprio a livello visivo. E quindi l'unica soluzione che potevamo trovare era mettere una pedana. Però mettere una pedana sotto per cercare di livellare tutto era un costo economico molto elevato. Nonostante, diciamo, alla fine appunto Questo disagio che ci ha creato il terreno Anna si sì, è riuscita comunque a risolverci il problema creando questo gioco di altezze sul tavolo e ovviamente il risultato è stato fantastico. Diciamo che lei però ci ha tranquillizzato sin da subito, ci ha Sì. detto che comunque c'era una soluzione, si poteva fare in quest'altro modo. Siamo rimasti molto molto entusiasti, noi e tutti quanti gli invitati che ad oggi, a distanza di 6-7 mesi, ancora riceviamo complimenti. E Ha quindi fatto proprio una Anna, bellissima impressione. sì, assolutamente sì, tornassi indietro la risceglierei altre 1000 volte. Levando il discorso del tavolo, anche l'allestimento della cerimonia era fantastico, originale, una cosa non vista. Proprio no. Ha creato questa parete di wall sempre verde, riprendendo appunto questo prato immenso con dei fiori giganti ai lati, e è stata veramente una cosa bellissima. Noi volevamo regalare un sogno e questo è stato. Floreventi, diciamo, la consiglio a chi come noi ha investito tanto sul proprio matrimonio, voleva fare una bellissima figura, voleva lasciare Un un ricordo, bel un bel segno. ricordo a tutti quanti. A noi tutt'oggi ci dicono e sottolineano che un matrimonio come il nostro non l'hanno mai visto, cioè curato nei minimi dettagli e studiato alla perfezione, e questo sicuramente è stato grazie sicuramente ad Anna e alla wedding planner.